Luca, è vero che le palme in prima fila costano 7.000 euro? Sì, giusta domanda la tua. Un saluto a te, Gigliola, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Sì, perché noi questa mattina abbiamo fatto una diretta social con un titolo un po' provocatorio. Tutti al mare, sì, ma a quale prezzo? Perché ci sono giunte numerose segnalazioni di prezzi davvero esorbitanti in alcuni stabilimenti balneari del centro, addirittura a prima fila 6.800 euro. Prezzi davvero pazzeschi. Abbiamo cercato di approfondire il tema, ne abbiamo parlato con il presidente di Sibconf Commercio Abruzzo, Riccardo Padovano, che ci ha spiegato che con la liberalizzazione del mercato non è più possibile fare cartello come si faceva negli anni scorsi e quindi in qualche modo stabilire un tetto alle tariffe da parte dei vari imprenditori balneari e della costa. Questo consente a qualcuno, e sottolineo qualcuno, di esagerare un po' ed è esattamente così. Prezzi addirittura aumentati anche del 30-40%, prima fila a 7.000 euro, è davvero una follia. Accade anche questo. Ovviamente per ragione di privacy non vi diciamo quale stabilimento balneare pratica questi prezzi, però ne abbiamo parlato appunto in questa diretta social con Riccardo Padovano, che ci ha anche spiegato che comunque il Covid ha dato anche delle opportunità di ripensamento della spiaggia per molti imprenditori, con ombrelloni più distanziati, che consentono anche un ombreggio più eterogeneo e insomma varie opportunità. Il consiglio è agli utenti, quando cercate un ombrellone da affittare, sappiate con chi avete a che fare. La maggior parte degli imprenditori balneari sulla costa abruzzese sono imprenditori onesti che praticano prezzi accessibili, per cui a voi la scelta. Se poi vi propongono una prima fila a 7.000 euro, grazie, arrivederci. Se poi siete particolarmente facoltosi, fate pure. E questo è quanto, Gigliola. Da questo punto di vista, vi ricordo ancora una volta nel pomeriggio il nostro consueto bollettino sull'andamento dei contagi da Covid-19 in Abruzzo e ti ridò la linea.